Buonasera, sono 141 le persone denunciate dalla questura per i blocchi stradali dello scorso dicembre ad Imperia e Ventimiglia. Molti reati contestati che prevedono pene da 6 mesi a 5 anni e sanzioni amministrative da 2.500 a 10.000 euro, in particolare in un servizio. Al termine di accurate indagini, la questura di Imperia ha denunciato 141 persone per i blocchi dei forconi del dicembre scorso, soprattutto ad Imperia e a Ventimiglia. I reati contestati sono, a vario titolo, manifestazione non autorizzata, interruzione di pubblico servizio, lesioni personali, violenza privata, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, istigazione a disobbedire alle leggi, danneggiamento e travisamento durante manifestazione e radunata. Le pene che rischiano i denunciati vanno dai 6 mesi ai 5 anni, oltre ad una serie di sanzioni amministrative tra 2.500 e 10.000 euro. I blocchi avvennero il 9 dicembre ad Imperia, in particolare in Viale Matteotti, vicino al comune e all'uscita autostradale di Imperia Est. Episodi ripetuti il giorno seguente anche in altre varie parti della città, compresa la ferrovia. Situazioni analoghe a Ventimiglia il 12 dicembre, a Latte, sul ponte del Roja e sul cavalcavia di Roverino. A Sanremo il 13 dicembre, alcune persone già presenti alle precedenti proteste hanno tentato di introdursi in una manifestazione studentesca per riproporre i blocchi anche nella Città dei Fiori, ma gli studenti li respinsero. Da segnalare nelle giornate di protesta il ferimento di due agenti, due manifestanti e tre cittadini. Il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, e l'ex assessore Bruno Manitta sono stati indagati per turbativa d'asta. L'inchiesta riguarda alcuni lavori in proprietà private dei due amministratori effettuate da una cooperativa e da una ditta che lavorano per il comune. Vediamo. Il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, e l'ex assessore Bruno Manitta sono stati indagati per turbativa d'asta. L'inchiesta, condotta dalla Procura d'Imperia, riguarda alcuni lavori di potatura nel camping privato del primo cittadino e lo sgombero di un magazzino dell'ex membro di giunta, effettuati da una cooperativa e da una ditta che lavorano con il comune. Sotto la lente della magistratura c'è la congruità dei prezzi pagati per questi interventi per verificare eventuali sconti esagerati. Per questo sono stati interessati anche dei periti agronomi. Secondo la difesa di Chiappori e Manitta, tutto però sarebbe in regola. Le indagini proseguono. I genitori di Paolo Arrigo, il giovane imperiese condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per la morte del piccolo Gabriel, hanno presentato richiesta di revisione del processo. La richiesta annunciata dai familiari di Arrigo già nei mesi scorsi si basa su una perizia medica che sostiene che il bambino non sarebbe morto, come sostenuto nel processo celebrato ad Imperia, per un calcio che gli avrebbe spappolato il fegato, ma piuttosto a seguito di una malattia congenita. Ora bisognerà vedere se la Corte d'Appello, organo competente per legge, deciderà di accettare la tesi degli avvocati difensori di Paolo Arrigo e riaprire il processo a suo carico. In caso contrario, il giovane imperiese dovrà restare in carcere e scontare fino in fondo la sua pena. Proteste a Diano Marina da parte di alcuni commercianti di via Cairoli per l'apertura al traffico avvenuta sabato e domenica senza che il comune li avesse avvisati. Gli operatori economici lamentano una grave perdita di incassi oltre ad una questione di sicurezza. Un esercente si è inoltre lamentato di aver dovuto pagare il suolo pubblico per tutto l'anno senza poi poter usufruire degli spazi all'aperto. Ora vengono minacciate forme di protesta, anche se anche il prossimo fine settimana la strada verrà aperta al traffico. Parto in ambulanza questa notte a Sanremo, protagonista una giovane mamma di 24 anni ed il suo secondogenito, venuto alla luce mentre la donna stava raggiungendo l'ospedale. Il bimbo, grazie all'aiuto del personale medico e della Croce Verde Intermedia, è nato mentre l'ambulanza si trovava in via Roma, a circa 1 chilometro dal nosocomio. Tutto si è concluso comunque per il meglio. La Regione ha finanziato due interventi di messa in sicurezza di altrettante frane che hanno colpito un tratto dell'ex statale 449 che riguarda il versante a mare in prossimità di Capoberta nel comune di Diano Marina. I lavori si concluderanno prima della fine dell'anno. Questo consentirà di far partire in sicurezza altri due interventi molto importanti. Il primo riguarderà il collegamento di Diano Marina, del Dianese ed anche di Andora, Steranello e Testico al nuovo depuratore di Imperia, e contemporaneamente potranno partire anche lavori per la nuova pista ciclabile che si svilupperà lungo l'Incompiuta e che permetteranno lo sviluppo della pista verso Levante.
Si è svolta ieri presso la Sala Melograno l'Assemblea annuale dell'Unione Italiana Cechi. Nell'occasione è stato tracciato un bilancio dell'attività svolta e sono stati illustrati i progetti futuri. Ai nostri microfoni il presidente della sezione di Imperia, Cesare Longotto. Sentiamo. Presidente, dunque si è svolta la vostra consueta assemblea, di cosa si è parlato? Sì, tutti gli anni noi facciamo l'assemblea annuale, sempre nel mese di aprile, perché dobbiamo presentare ai soci il bilancio dell'anno precedente e il bilancio dell'anno in corso e comunque anche tutte le attività che abbiamo svolto e quello che vorremmo fare. La nostra sezione si occupa del mondo dei non vedenti e noi come ONLUS abbiamo il dovere di tutelare e assistere tutti i privi di vista. Siamo 350 soci e quindi questa è una bella occasione per rivederci e parlare delle nostre cose. Quali sono state le iniziative principali che hanno caratterizzato la stagione appena conclusa? Le iniziative principali sono state intanto quella di dare ai soci l'assistenza per quanto riguarda tutte le pratiche burocratiche e quindi il continuo contatto con gli enti, l'INPS, l'ASL, e questo direi che a Imperia questa è un'attività che funziona molto bene perché riusciamo ad avere sempre dei buoni rapporti e comunque poi anche le attività ludiche, quindi organizziamo momenti conviviali, momenti di incontro, gite e una cosa molto importante è la ricerca dei fondi perché noi siamo una ONLUS e quindi dobbiamo autofinanziarci. Ecco, per il futuro? Per il futuro diciamo che le cose poi è sempre un susseguirsi delle stesse attività e il futuro comunque è sempre molto complicato anche perché noi da anni non abbiamo più contributi da nessun ente e quindi l'affannosa ricerca dei fondi per andare avanti. Noi ci rivolgiamo sempre alla popolazione affinché possano dare il loro 5 per 1000 alla nostra sezione, poi organizziamo momenti di incontro come spettacoli, cene al buio e tutti i nostri appuntamenti si possono reperire in internet cliccando su www.unioneitalianacechiliguria.it. L'ex sindaco di Sanremo, Davide Oddo, si candiderà a fine maggio per tornare a guidare la città dei fiori. Oddo, esponente della Lega Nord, guiderà la lista Ricostruiamo Sanremo, che si ispira al progetto nazionale del sindaco di Verona, Flavio Tosi, in visita a Sanremo la scorsa settimana. E su richiesta del consigliere regionale di Forza Italia, Marco Scaiola, è stata discussa nella quarta commissione in regione la problematica riguardante lo stabilimento Agnesi di Imperia. All'incontro sono state convocate tutte le parti interessate per affrontare anche a Genova, intorno ad un tavolo, la delicata questione e possano essere da parte della Giunta adottati tutti quei provvedimenti utili alla salvaguardia dell'azienda e dei suoi lavoratori. Grande successo per il Festival dei Palmizi che si è svolto a Sanremo. Piazza San Siro è stata trasformata con una serie di ambientazioni storiche del 1600 in cui è stato ripercorso il mito di Capitan Bresca e una novantina di figuranti in abiti d'epoca hanno poi sfilato per le vie del centro. Alla cerimonia di premiazione per i palmuelli più belli hanno partecipato anche Nicoletta Bresca, ultima erede di Capitan Bresca, ed il vescovo Monsignor Tonino Suetta. Vediamo. In piazza San Siro, nell'ambito del Festival dei Palmizi, è andata in scena la rievocazione storica dell'antico mito di Capitan Bresca. Con la voce narrante, i cittadini hanno potuto rivivere così anche la storia dei palmurelli. L'inizio è avvenuto con la slegatura delle fronde di palma, il taglio delle foglie e l'antica arte dell'intreccio. Oggi abbiamo riproposto alcune scene della Sanremo del 1600, in particolare la lavorazione delle palme con il taglio sulla pianta, ma poi il mercato, gli statuti dell'epoca che andavano anche a punire chi non si comportava secondo le regole, la lavorazione, le contrattazioni, insomma un'economia importante per il XVII secolo nella Riviera Ligure. C'erano 90 figuranti, tutti vestiti in abiti d'epoca, abiti del corteo storico di Taggia, del rione Orso che si è prestato in maniera fantastica per questa rappresentazione, adulti e bambini, qua ce ne sono alcuni impegnati tra l'altro nella lavorazione dei tradizionali palmurelli e li stanno realizzando davvero. Allora ragazzi, come avete imparato a fare i palmurelli? Praticamente in piazza San Siro c'era un corso e con gli istruttori bravissimi pian pianino abbiamo imparato a fare anche le cose più spettacolari.
Ma è difficile? È un bel po'. Appena si comincia poi comunque ci prendi la mano, quindi le riesci a fare anche difficili, diciamo. Cos'è che avete realizzato? Abbiamo realizzato le palme, che l'intreccio è normale, oppure ci sono queste qua che sono le piramidi. Come si fa l'intreccio? L'intreccio bisogna mettere una sotto, sopra, cioè bisogna sempre passare. Difficile? Non tanto, l'intreccio è facile, ma le decorazioni sono più difficili. E voi avete partecipato oggi a questa rappresentazione storica con abiti d'epoca, cosa avete fatto? Non saprei cosa dire. Avete lavorato davanti agli occhi dei visitatori? Di tutti, ci hanno fatto un mucchio di foto. È stato divertente? Sì, molto. E avete anche provato i vestiti prima? Sì, ieri li abbiamo provati a Taggia, siamo andati e ci hanno fatto vedere i vestiti, abbiamo visto come ci stavano e... Come si sta vestiti come bimbi del 1600? Bene, diciamo bene, un po' scomodi. Molto scomodi. Scomodi? Molto. Vabbè, resistete ancora un attimo, i bimbi dell'epoca vestivano sempre così. Buon lavoro. Grazie. Un vero trionfo della suggestiva ambientazione che ha coinvolto un centinaio di persone in costume d'epoca. Viva soddisfazione è stata espressa dal responsabile del Centro Studi e Ricerche per le Palme, Claudio Litardi. Abbiamo ricostruito questa ambientazione medievale che, oltre all'entusiasmo di chi ha partecipato come figuranti e come corteo storico, ne ha avuto una grande partecipazione di persone interessate sia all'animazione ma anche moltissimo ai palmureli e alle palme e a quello che è la tradizione della palma bianca proprio nella nostra regione. Divertente anche la simulazione del mercato delle foglie, regolamentato dagli antichi statuti matuziani, interessante riedizione della manifestazione che si è svolta fino alla fine degli anni 50. Quest'anno ripresa con la novità la proposizione di un processo medievale con a giudizio cittadini trasgressori delle leggi che regolamentavano il taglio e la compravendita delle palme. Molto partecipato anche il Festival dei Palmizi, gara premi che ha visto mani esperte di artisti intrecciatori sfidarsi nella realizzazione del palmurello più bello. Una giuria composta da persone qualificate ha selezionato poi quelli ritenuti meritevoli che hanno ricevuto in premio una targa creata per l'evento. Un ulteriore riconoscimento è stato inoltre assegnato ad una delle opere a concorso e premiato con una menzione speciale. I premi sono stati attribuiti al termine della rievocazione storica alla presenza delle autorità cittadine e del vescovo della diocesi Ventimiglia Sanremo Monsignor Tonino Suetta. Il corteo con i personaggi in abiti d'epoca ha poi sfilato lungo le vie del centro cittadino fino al Porto Antico, dove le fronde selezionate sono state caricate sul veliero delle palme con il vessillo papale, viaggio allegorico verso la Santa Sede. Evento riuscitissimo che ora mira a diventare un appuntamento biennale. I palmurelli realizzati in occasione dell'edizione del trofeo saranno inviati a Roma assieme a quelli realizzati per il Santo Padre e i Cardinali e sfileranno in occasione della Domenica delle Palme. Facciamo una breve pausa e ci sentiamo subito dopo con la seconda parte del giornale. Grande spettacolo sulle strade di Sanremo e nell'entroterra imperiese per la 56esima edizione del Rally, un evento che ha richiamato un grande pubblico e di appassionati, molti dei quali attirati anche dalle auto mitiche che hanno preso parte al Rally storico. I servizi. Umberto Scandola e Guido D'Amore su Skoda Fabia sono i vincitori della 56esima edizione del Rally di Sanremo, gara valevole per il campionato italiano Rally e per l'European Rally Trophy.
scandola d'amore hanno preceduto sul traguardo della Città dei Fiori il 24enne siciliano Andrea Nucita, affiancato da Giuseppe Princiotto su Peugeot 207, protagonista di un grande finale. Terza piazza per la Mitsubishi di Andrea Perego e Daniele De Luì. Questo rally di Sanremo è stato caratterizzato da numerosi colpi di scena, come per esempio allo Shakedown di giovedì la rovinosa uscita di strada del francese Bouffier, uno dei favoriti del rally stesso. Nelle varie categorie Giacomo Scatolon si è poi aggiudicato la classifica del campionato italiano produzione. Grande successo poi per il Rally Sanremo Leggenda, che ha visto 29 equipaggi al via, e il Rally Storico, che come sempre ha dato anche un po' di nostalgia con auto storiche come la Lancia 037 e la mitica Stratos. Domani alle 12 in comune a Sanremo ci sarà una riunione sulla programmazione progettuale e l'inizio dei lavori di strada Mario Calvino, gravemente danneggiata nel corso del maltempo dello scorso gennaio ed ancora chiusa al transito veicolare e pedonale. All'incontro parteciperanno l'assessore Antonio Fera ed alcuni progettisti per illustrare alla popolazione interessata le modalità e le tempistiche dell'intervento. Assessore al bilancio e alla formazione della Regione Liguria, Pippo Rossetti, ha visitato oggi l'orto sociale dell'associazione SPES e la casa famiglia Il Sorriso in località Varase di Ventimiglia. L'orto di Varase è un'esperienza pionieristica di agricoltura sociale nella regione su serre cadute in disuso e da poco tempo rimesse a frutto. Nel pomeriggio Rossetti ha poi partecipato ad un incontro pubblico nella sala consiliare del comune di Ventimiglia. TPL Linea di Trasporto di Savona ha fatto sapere che a causa dell'adesione delle segreterie provinciali di FILT CGL, FIT CISL e UIL Trasporti allo sciopero generale proclamato dalle confederazioni provinciali per venerdì 11 aprile, non sarà garantito il servizio di trasporto da inizio servizio alle 5, dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20 a fine servizio. Non si escludono inoltre lievi disagi immediatamente prima e dopo le ore di sciopero programmate. Nel mese di aprile gli sportelli distrettuali delle ASL presso le sedi di Ventimiglia in via Basso, a Sanremo in via Scoffiera e d'Imperia in viale Matteotti saranno aperti anche il mercoledì dalle 14 alle 16. La direzione ha attuato tale riorganizzazione nell'ottica di ampliare le possibilità di accesso ai servizi sanitari venendo incontro maggiormente alle esigenze dei cittadini. Bene, ora come sempre ci occupiamo dei cantieri sull'autostrada dei Fiori per questa settimana e poi del quadro meteo. Questi cantieri sulla 10 nel tratto Savona confine di Stato che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico da lunedì 7 a domenica 13 aprile. In direzione Francia, carreggiata nord tra Savona e Spotorno, riduzione di carreggiata per il rifacimento dei giunti al viadotto Celesia da lunedì a venerdì anche notturno. Tra Andorra e San Bartolomeo al Mare, riduzione di carreggiata per la sostituzione di un cavo al viadotto Merula da lunedì a giovedì solo diurno. In direzione Genova, carreggiata sud, tra Imperia Ovest ed Imperia Est si incontrano due riduzioni di carreggiata per l'installazione di barriere antirumore da lunedì a venerdì anche notturno.
Bene, vediamo insieme il quadro meteo elaborato da ARPAL Meteo Liguria. Le previsioni di domani, martedì 8 aprile. Un sistema frontale lambirà le regioni alpine, portando entro fine giornata un aumento dell'instabilità anche in Liguria, a partire dai rilievi del ponente. Aumento di nubi, in particolare tra le ore centrali e il pomeriggio, con rischio di qualche rovescio temporale dal pomeriggio sera, a partire dai rilievi del ponente, in rapida estensione verso Levante. Umidità su valori medi in aumento, venti inizialmente deboli variabili, con qualche rinforzo moderato da sud-sud-est nel corso della giornata. Il mare localmente ammosso da sud, molto mosso a largo in serata. Dopodomani, mercoledì 9 aprile, residua variabilità, in particolare nell'interno del Levante, seguita da un rapido miglioramento associato ad un temporaneo rinforzo dei venti settentrionali, nuovo rialzo termico pomeridiano. Umidità su valori bassi, venti moderati settentrionali, con qualche raffica forte, in particolare tra Savonese e Genovese. Il mare sarà mosso, in particolare a largo e a Levante, in graduale calo dal ponente. Nessuna segnalazione di protezione civile. Noi chiudiamo qui l'appuntamento alle prossime edizioni. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.